abbiamo copiato il titolo del foglio oggi, che dovete è su... l'audio perché non vi sento. Ecco, ci sente adesso? Meglio? Sì, flebilmente. Flebilmente, allora spero che si possa alzare un pochino, però che riesca a sentire la domanda, che è questa. Dicevo che abbiamo copiato il titolo dal foglio che dice Italia mezza rossa. Perché la decisione di Draghi domani, del governo, sentito il CTS, sembra essere quella di chiudere in questa forma, comunque a zone, e di recepire a metà le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Lei è d'accordo, è contrario a una chiusura più su, diciamo, su scala nazionale, preferisce che rimanga lo schema delle zone? Ma no, io preferisco assolutamente lo schema delle zone, l'ho detto moltissime volte, trovo che pensare di utilizzare lo stesso metro in situazioni molto diverse sia francamente la massima ingiustizia possibile. I cittadini dopo un anno di lockdown, così come le imprese a singhiozzo, non sono più disposti a tollerarlo. Vedete, ci sono situazioni molto molto differenti nel nostro paese, lo dice una persona che ha chiuso pezzi di Genova, intere città, Spezia, Sanremo durante il festival, quindi io non ho timidezze e non sono annoverabile tra i minimizzatori del fenomeno Covid, ma trovo che in un paese dove già la circolazione tra regioni è bloccata, la circolazione per comuni è bloccata in zona arancione, non ci siano molte altre misure da prendere. Al contrario, avremmo dovuto semmai pensare a delle misure un po' diverse da applicare al paese, anche su scale molto, molto più piccole. Spero che vada in questa direzione il governo Draghi, altrimenti non si vedrà alcuna discontinuità rispetto ai DPCM del precedente governo. Se mi consente, Sardoni, anche nel dibattito sulla campagna vaccinale è vero che sono mancate molte cose che recupereremo, ma trovo che ci siano un po' di falsi bersagli su cui anche talvolta la stampa tende ad accanirsi. L'Europa ha sbagliato moltissimo, benissimo, ma quanto abbiamo sbagliato noi nel decretare tre diverse tipologie di utilizzo di AstraZeneca che avevamo già in mano nelle ultime tre settimane? Guardate che noi siamo partiti con le raccomandazioni di usare AstraZeneca sotto i 55 anni, poi sotto i 65 anni, poi per l'intera popolazione nazionale. Questo ha comportato disfare e rifare piani vaccinali nelle regioni per tre volte, perché c'erano liste di persone a 55 anni che lasciavano fuori persone di 65 e 75 perché non potevano essere usati con quel vaccino, e adesso lo sono. Quante volte abbiamo detto che non abbiamo in questo paese infermieri per fare le vaccinazioni? E allora non pensare di allargare le professioni sanitarie che possono mettere un ago nella spalla di una persona, cosa che francamente sarà assolutamente complesso, ma non così complesso da doverlo fare solamente un medico specializzato, in tutta franchezza, e non averci pensato prima, è un altro errore. Il pezzo che non arrivano i vaccini è molto importante, ma è importante relativamente, perché noi in questo momento, se arrivassero tutti i vaccini che ci hanno promesso i contratti, non saremmo in grado di somministrare i cittadini italiani. Perché abbiamo sbagliato la programmazione sulla base di indicazioni sbagliate dell'Agenzia del Farmaco, del Ministero della Salute, e poi non abbiamo pensato che i nostri infermieri e i nostri medici stanno facendo il tracciamento, stanno in reparti Covid che talvolta in alcune regioni scoppiano e non abbiamo persone che lo fanno. Quando sento parlare della protezione civile e dell'esercito, se vogliamo battere il Covid a cannonate o a fucilate, forse l'esercito è utile. Ma se dobbiamo pensare a chi somministra i vaccini, abbiamo bisogno di persone che sappiano miscelare i vaccini e fare un'iniezione, e io non credo che i volontari della protezione civile abbiano questa professionalità, né che la possano fare, a meno che non li formiamo e non facciamo una legge che consenta ai volontari di protezione civile, delle pubbliche assistenze e della Croce Rossa di vaccinare. Ma queste robe non ci voleva mica uno scienziato del Nobel per saperle. Però appunto raccolgo Fabio Martini.